mi trovavo a Kuala Lumpur quest'estate, dopo aver passato un paio di mesi nella paradisiaca isola di Bali. Dovevo raggiungere un amico conosciuto a Gerusalemme, in Palestina, che vive a Yangon, in Myanmar. Come tante volte ho perso l'aereo, e la soluzione più economica, ma anche che poi si è rivelata anche la più divertente probabilmente, è stata quella di prendere un treno da Kuala Lumpur appunto fino a Bangkok. Sono 22 ore, che poi in realtà diventano un po' di più, perché nel frattempo il treno rallenta, ci sono piccoli inconvenienti, si vedono le coste della Thailandia, soprattutto al risveglio, ti trovi nella tua cuccetta, no? Ti svegli, le tende, e poi queste, le palme bellissime svettano, un cielo perfettamente azzurro, me lo ricordo, perfettamente azzurro, sembra quasi finto, no? Quasi photoshoppato da quanto era tutto omogeneo. E poi pian pianino, a metà giornata, ci si trova a Bangkok. Ci si ferma a una stazione di confine tra la Malesia e la Thailandia. Cambiano una parte del treno, perché appunto i binari hanno uno scartamento differente, e poi si riparte. E dopo a Bangkok ci sono due stazioni, sono andato nella seconda stazione e da lì ho preso un altro treno con i sedili di legno, quindi mi sembrava un po' i racconti di mia nonna, ecco. A quel punto lì le tabelle dei treni non ci azzeccano più con quello che avviene nella realtà. Il treno è stato fermo poco prima di Kanchanaburi, saremmo stati fermi un'ora e nessuno ha mai capito il reale motivo. Località tristemente famosa nella Seconda Guerra Mondiale per la Ferrovia della Morte. C'è anche il famoso film Il ponte sul fiume Kwai.